Da panchine, fioriere da inserire per creare un'atmosfera migliore per i turisti ma anche i cittadini. Alla pedonalizzazione, un dibattito sempre acceso, oppure alcune aree da pedonalizzare soprattutto nei weekend o durante le feste. Tantissime idee sono arrivate dai cittadini sulla riqualificazione del centro storico di Sulmona nel corso degli ultimi anni. Molte sono rimaste solo annunci o le cosiddette incompiute. Sono le vetture, andrebbe bene, così come oggi con questa pedonalizzazione mista, ZTL a fasce orarie, la vedo anche abbastanza complessa nel gestire. Senza auto, a piedi, senza bici e senza auto. Diciamo che servirebbero tutte e due, sia i pedoni che le auto. Non si può negare che in alcune parti della giornata il corso è totalmente vuoto, sia di auto che di persone. Io penso che anche senza auto potrebbe reggere benissimo Sulmona, anche perché gli spazi sono ristretti, possiamo parcheggiare intorno Sulmona, ci abbiamo gli spazi intorno, non c'è bisogno dell'auto. Innanzitutto con l'isola pedonale, che è la cosa più importante. Sono favorevole alla totale chiusura del centro storico alle macchine, perché è giusto che sia un posto solamente dove si possa andare o in bicicletta o a piedi. Ovviamente poi per le emergenze può essere utilizzato delle speciali autorizzazioni anche dalle macchine, dalle automobili.